Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi, come sempre, io vi racconto delle cose che mi succedono, non personalmente, ma a volte anche, ma più professionalmente. Questo parte dalla chiusura un po' delle scuole italiane e mi raccomando, bambini, ragazzi, godetevela, rilassatevi e state con chi vi vuole bene, chi vi fa star bene. State. Quindi vuol dire fate delle cose con, non statevene da soli in casa. Però non è questo. Quello che oggi vi voglio dire è un po' riprendere un articolo che scrissi l'anno scorso, sul senso dell'amicizia nei passaggi particolari della vita. In questo momento di chiusura delle scuole sto lavorando moltissimo nelle scuole, soprattutto materne dell'infanzia, per il passaggio dei bambini nella scuola primaria, cioè vecchia scuola elementare. Che cosa faccio? Mi occupo di aiutare gli insegnanti nella formazione delle classi. Questo è nato un po' a caso, nel senso che questo lavoro che faccio da circa ormai 3 anni è nato perché avevo in carico delle situazioni dove mi ero trovata a riflettere con gli insegnanti sul senso di quello che loro stavano facendo nei passaggi, no? Quindi tra la scuola materna prevalentemente e la scuola primaria. E abbiamo cominciato a dire che delle cose non funzionavano e perché. E ho portato loro delle ricerche. Poi vi metto un link in modo che vi leggete bene questo breve articolo che scrissi in cui c'è il nome della ricerca. Quando e io ne faccio in qualche modo un sunto. Però Gary Ladd è stata la prima che è andata un po' a studiare il senso dell'amicizia dell'amico per un bambino dell'età di 5-6 anni, quindi con tutti i suoi significati, come punto fermo e cruciale per affrontare delle situazioni critiche di stress e di passaggio, quale può essere il trasferimento da una scuola all'altra, il passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare. È importante che le costituzioni delle classi avvengano dotate di senso e non avvengano, come a volte mi capita, per messa insieme di problemi. A volte mi capita e sento che gli insegnanti mi dicono: eh sì, perché loro hanno questo, perché loro hanno questo, perché loro hanno questo. E non che cosa tiene insieme, cosa fa in modo che questa classe sia equilibrata, sia fatta da differenze che quindi esaltino. E le particolarità diventino punti di forza e non le uguaglianze per sottocategorie, perché così le tratto tutte in maniera uguale. Il dare una mano agli insegnanti di tipo professionale, uno sguardo un po' lungimirante che tenga conto della storia personale di questi bambini, della storia familiare, negli aspetti intraculturali se ci sono, permette di pensare a dei passaggi che poi nel corso del tempo vediamo che il significato hanno. Un bambino che ha anche solo un amico, ma un amico, gli permette di affrontare in maniera molto più leggera dei cambiamenti e quindi sviluppa delle risorse intrapersonali di adattamento alle difficoltà. Quindi quando pensate voi genitori di dire: ah, sono arrabbiata perché non l'hanno messo con, la domanda che io pongo è: prova a raccontarmi perché quel bambino è funzionale al tuo e viceversa. E non perché siete amici, perché voi mamme siete amiche, perché andate poi al parco insieme, perché lei ti fa delle cose, perché poi è questo che sento: ah, io sono in difficoltà, la chiamo, mi prende il bambino a scuola. Importante, verissimo, ma se dobbiamo dare un ordine di priorità nella costruzione di una classe, che nella scuola italiana la media è 25 alunni, direi che il senso debba essere altro. Quindi pensate a chi veramente può essere di aiuto al vostro bambino e perché, e provate allora a discuterne. Ma se sentite dall'altra parte degli insegnanti che, avendo i vostri bambini per molto tempo, vi possono dire che quel legame che apparentemente è così forte, invece può essere disfunzionale, perché allora ha ben senso che siano anche in due classi differenti, che si incontrano ma che non vivano costantemente il tempo insieme. Vi lascio quindi il link, se avete poi delle domande e delle riflessioni in merito, mi farebbe piacere ascoltarle e leggerle. Io sono Sabrina Ritorto e a presto.